Anime, benvenuti qui nella nostra nuova rubrica, la Mantra Game Indie, una rubrica senza pietà, amici miei. Il primo gioco della nostra rubrica che vi voglio presentare è The Binding of Isaac, un gioco che sicuramente conoscerete tutti, ma il Mantra non l'ha praticamente mai giocato, quindi start! Scegliamo giustamente Isaac, credo che ci siano anche altri personaggi, ma dovremo, credo, finire il gioco per sbloccarli. Allora, con questo ti muovi, con questo... Ah, la bomba, perfetto, benissimo. Con questo spari delle caccole, bene, perfetto, possiamo proseguire. Ok, è un gioco che ovviamente, insomma, conoscerete in tantissimi e soprattutto molto, molto carino. Ecco, sto già morendo, amici miei, quindi... Sì, ma quelli non muoiono, cioè io gli stacco la testa e non muoiono. Benissimo, ragazzi, quindi la trama da quel poco che ho visto, insomma, è una madre posseduta da uno strano dio che si è impossessata di lei e ha detto devi mandare tuo figlio in gattabuia per sempre, e noi siamo scappati dentro delle condutture che non so dove ci hanno portato esattamente, quindi ci hanno portato qui dentro. Quindi il primo gioco della nostra Mantra Game Indie è The Binding of Isaac. E che cazzo non è questo? Ho preso un cuore aggiuntivo, ottimo, amici miei, quindi il secondo gioco sarà Non ve lo dico. Bene, bene, è una rubrica brutale, giusto? Che devo fare qua? Aiu! Non è successo nulla, quindi me ne vado, non lo so. Io cercherò di visitare tutte le stanze, quindi abbiamo 10 minuti per questo gameplay, amici miei. Che cos'è quella porta strana? No, vado qui. Cos'è? Odd Mushroom, è un... Vedi come vado veloce, oh, sparo caccole all'infinito. Guarda, velocissimo, vai, ok. E muori, perché non muori? Oh, ok. Mi sembra anche giusto pulire la stanza dalle cacche. Benissimo, questa stanza del boss... Isaac vs. Gemini. Bene, perfetto. Sono pronto con questo mio super... Ah, bello. Vedi quello come... Ma quello sputa peggio di me. Da zitto. Zitto, orribile. Oh, ma è tosto però sto boss. Oh, io ho letto che pure i boss sono random. Quindi te potrebbe capitare pure un boss bello tosto. Guarda quello come deve riprendere fiato. Non gliela fa, guarda. Non mi prendi, stronzetto. Oddio. Vai, sputa caccole lacrimose come se non ci fosse un domani, Isaac. Vai. Ah, vedi che movimento che c'ho. Non mi prendi, cazzo. Appena l'ho detto, mi ha preso. Non lo dire mai più, Mantra. Vai, così, continuo così. C'hai una vita, c'hai un cuore e mezzo. La domanda mi sorge spontanea: riuscirai, Mantra, a sopravvivere con un gameplay di 10 minuti? Pur non avendo mai giocato a questo videogioco. Ok, uno è morto. Sei incazzato come la chiamano il fratello. Ma muori. Una stella molto strana. Un pentagramma. Ok, i danni sono aumentati e mi sono cresciute un paio di corna. Ok, esatto, noi abbiamo fatto questa fine qui. Siamo caduti dentro questa. Bene. Ma è interessante tutto ciò, grazie. Ok, è il vostro Isaac cornuto, prosegue. Ragazzi, ovviamente non mi sbilancerò su quale sarà più bello o meno bello di gioco, perché voglio che sia totalmente vostra la scelta, senza farvi, non so, come dire, fuorviare o magari condizionare anche minimamente da me. Quindi io non darò pareri né a questo né al prossimo gioco. E tanto poi, adesso che ci penso, che lo scriverò nel titolo, quando lo upperò. Aia! Questo sta per esplodere o sta per avere un... non so... Ok, una chiave. Ok, la mappa è quella. Ok, sì, mi piace. Ok, sicuramente sarà una stanza del tesoro. Abbiamo una bomba. Mr. Bomb! Bellissimo. Ah, vedete dentro le cacche? Possiamo trovare dei soldi, quindi è un motivo in più per toglierle di mezzo. Vai così e vai. Ok, non c'è null'altro. E torno indietro. Quindi space per usare Mr. Bomb. Ora mi chiedo se ho delle bombe all'infinito o meno. Non lo so. Io so che questo gioco è abbastanza lungo, mi sembra. Ecco, che soprattutto mi scatta ogni volta che entro dentro delle stanze. Non mi capacito di come questo sia possibile. Bene, aio. È esploso tutto. Ok. Bravo, ok, abbiamo molte stanze, molte, aspetta un po' qua che c'è. Aia, bastardo. Di qua, andiamo di qua sopra.
Ok, no, io non mi ci butto più, l'ho fatto prima, non mi ha dato niente. Ok, flat penny, un penny ciccione. Ok, che cos'è questo schifo? Bene, mi piace molto questo gioco sanguinolentissimo. Sì, assolutamente. Non è che mo' ho detto che mi piace molto e mi sono sbilanciato, mo' non mi hai cominciato a fare mandra di sei sbilanciato, non è assolutamente vero. Ok. Anche perché io vi dirò in verità vi dico che io l'altro gioco lo devo ancora provare, cioè non è che è il primo gioco che registro per la nostra Mandra Game Indie. Ok, la domanda è, quello è, se io butto una bomba qua, ok, vai, vai, colama, da, ok, non c'ho più la bomba, se fidi, ho flat penny, non vedi quanti soldi, ok, c'ho un sacco di vita, c'ho un sacco di... Una chiave, un flat penny. Ok, o prendo il flat penny o prendo il safety cap. Che differenza c'è? Safety mi è più amichevole, quindi prenderò il safety. Vado qua. Per entrare qui. Oh! Per entrare qui dentro ho dovuto pagare con la mia vita. Ma guarda che stronzo! No, vabbè, ma dai, sto gioco è bello stronzetto, Ok. Allora, per 5 dollari una bomba, per 15 dollari una scala e per 2 dollari un cuore. Io quanti dollari ho? 8 dollari. 8 dollari la... Ah, ma questo, cioè, ma questo cos'è? Aspetta, va. Ok. Se io mi avvicino a questo, no, non succede nulla. Una scala? Ma non c'ho i soldi. Una bomba, va. Vediamo se è una bomba che potrebbe anche essere utile. Ma non me la dà che ce l'ho lì. Perché non me la dà? Vabbè, andiamo verso il boss. Isaac vs. The Duke of Flies. Yo, baby. Ok, ragazzi, mancano 2 minuti e qualcosa. Ok, questo boss sembra una minchiata, quindi lo distruggeremo con le nostre super caccole lacrimose. Vai, vai, vai. Questo tossisce delle mosche, Mamma mia, che schifezza. Vai, 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 vai. Perfetto, dai, vai. Vai che è stata una minchiatarra. A Radioactive Spider è comparso nella... Ok, aspetta. Questo e questo. Cos'è questo? Jesus Juice. Tears Up. Ok. Mi si sono rallentate le lacrime, credo. Ma forse sono diventate più potenti. Non so, sto diventando un mostro. Cioè, veramente, c'ho le... Beh. Stiamo facendo la cacca. Entrano i nostri amici e io rosico e bene, benissimo. Sono tutti incubi che fanno bene al cuore. Quindi, dotati del nostro safety cap, che non so nemmeno che minchia è. Ok, ragazzi, i livelli si fanno più difficili. Non so se è una mia impressione. Pills here, che è Left 4 Dead. Vabbè. Ok, vai. Cosa sono questi cosi schifosi? Ah, no, 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 no,
tu, ma non mi dici a cosa serva. Ok, non lo so. La useremo prima della fine di questo gameplay, così almeno ci togliamo lo sfizio, o almeno il mandala se lo togli. Benissimo. Vai, 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 vai. Questo mi sa che all'inizio del gameplay ho preso un potere molto interessante. Allora, lì c'è il boss, ma mi sembra che non ci siano altre stanze. No, sì, ci stanno, voglio che ci stanno. Ci stanno, sì. Vai, vai. Vai così. Ok. Sta qua. Ok, abbiamo dei serpenti equivoci. Perfetto, vai, vai. Ok. La domanda è: come faccio ad arrivare lì? Una scala che costava 15 dollari, quindi non ce l'abbiamo. E quindi niente. Questa è una sorta di mini boss. Vedo dell'energia. Ok, non mi sfiorare, non mi sfiorare. Bravo. Ok, una cassa del tesoro. Soldi, 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 quanti soldi? Mandra, sei via, i soldi! Che è sta cosa qui? È distrutto. Solo una spada può distruggerlo, benissimo. Fuoco, arrivederci. Fuoco, arrivederci. Ok, una bomba per tre bombe? Ci sto, vai. Boom! A small rock has appeared in the basement, ok. Sì, ah ecco, grazie a questa noi potremo prenderci le nostre tre bombazze. Ok, perfetto. Isaac verso Envy. Ok.
fatti sotto, ti spezzo in due. La, 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 la. Ok, sei stato facile. No, scherzavo, non sei stato facile per niente. Ok, vai sempre. Ah, ho capito, ho capito. Vuoi farmi impazzire, eh? Oddio, si è rallentato tutto. Non so perché, ma non so perché faccio così oggi. Ok, perfetto. Vai, 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 vai. Ah! Ok, vai. No, la situazione si sta complicando. Sei una segaccia di boss, sappilo. Non mi spaventi, ti dico che non mi spaventi. Vai, 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 vai. Ah, si sta. Ti prego, muori. Ok, una super bomba per esplodere, perfetto. Amici miei, non vi dico niente, il gameplay finisce qui, passiamo a Rogue Legacy. Amici miei, eccoci qui nella nostra seconda parte, che cosa sto dicendo? Nella nostra Mandra Game Indie, amici miei, quindi il secondo gioco è Rogue Legacy, un gioco che mi ha molto interessato perché è un platform, un action platform di quelli vecchio stampo, ma la curiosità di questo gioco che mi è proprio piaciuta è che se tu muori con il tuo personaggio ti succederà tuo figlio o tua figlia, dipende, e ogni personaggio si differenzierà dall'altro perché giustamente avremo delle abilità diverse l'uno dall'altro, quindi può darsi che ne so, mio padre era un grande guerriero e lui muore e succedo io che sono grande mago da grande potere, quindi insomma, allora hold two e tap per droplet, che cos'è? Ok, no, forse era questo, benissimo. Lo sto giocando con il joypad perché credo che questi giochi vadano giocati con il joypad, amici miei, you don't say. Quindi vediamo cosa ci riserverà questa, allora, in aria premi questo, ok, ah no, devo tenere giù, ah ok, l'attacco in basso, perfetto, ok. Quindi andiamo avanti. Ok, uno di qua, uno di qui e uno di qua. Mamma mia, ma che sei, Amandra? Mamma mia, guarda che coordinazione mano-occhio-corpo c'hai. È una chiesa questa? Che è? Un re! Premi per attaccare il re! Ammazza che steccata che gli ho dato. Che è successo? Non l'ho scelto io quel personaggio. Io mi sono... Quella era l'introduzione e me la sono ritrovata così. Quindi start your legacy. Training time, dammi, stop hitting me. Ok, vabbè, penso che sia inutile. Ammazza che tuono. Ok, non mi sono neanche potuto scegliere il primo personaggio della mia stirpe. Benissimo, ottimo direi. Che cos'è sta roba? Select a teleporter, close map. Dove vai che non ci siamo? Appunto, beh, siamo appena cominciati. Premi questo per guardare la mappa. Ok, perfetto. Un libro, traditore, un assassino ha ferito mio padre, il re, per riportare l'ordine nel... Insomma, è entrato uno cazzuto che probabilmente sarei io, eccetera, eccetera, insomma... Ok, perfetto, spero che la traduzione vi sia piaciuta, amici miei, quindi... Allora, aio! Bastardo! Fermi tu! Ah no, che cos'è? Cosa sta... Ma guardate, ci sono pure saltato! Mandra stupido. Ok, vai così. Che cosa devo fare da qua? Devo stare attento agli spuntoni. Chi è? Chi è? Ah, bello, io sono preparato a tutto. Aia il culo. Ok, la cosa che mi auguro di questo gameplay è di morire giusto una volta. Una volta sola. Perché voglio vedere mio figlio. Aia. Oh, come ho saltato male. Dai, così, questo era un quadro traditore. Dai, da me, non mi toccare, sto per morire. Amici miei, mio figlio mi sta per succedere. Attenzione. Ok, e ok. Fermo lì, scheletro di merda. Non mi tasterai mai le chiappe. Chissà se c'è una maniera di recuperare la nostra energia. Credo di no. Cos'è quest'occhio? Via quest'occhio. Uno zombie. Ah! Uno zombie. Che ci fa uno zombie? Nulla. Ok, ok, perfetto. Aia, no, non mettere dentro da dietro. Oh, Sir Lee è stato ucciso da uno scout. Ok, chi ci succederà? Lady Antoinette, The Knave, un eroe rischioso, statistiche basse, ma può dare dei devastanti colpi critici. Il tratto è periferica della Terror Disease. Premi B per lanciare
Ragazzi, non lo so, ma sicuramente... Ok, abbiamo sbloccato... Ah sì, perché noi possiamo costruire anche il nostro castello personale. Abbiamo sbloccato The Blacksmith, quindi sicuramente ci preparerà delle armi. Benvenuto, eroe. Forse tu puoi aiutarmi. Sono il più grande fabbro della città, ma... Un giorno i mostri mi hanno rubato, insomma, tutti i miei attrezzi. Senza quegli attrezzi non posso costruire quello che tu sai. Vabbè, a un certo prezzo. Ok, per sbloccare questo $250, 150, 200. Noi abbiamo 80 soldi, non possiamo far nulla. Ok, siamo più piccoli forse. Devi prima pagare il toll, che è il pedaggio. No, vai poi. Ma vattene, va. Devi prima pagare. Ride su molto, dico su che devi ridere. Mi sembra un eroe più piccolo. E mi sembra pure che ci abbia le tette. E anche dall'audio mi sembra che. Sembra. È una donna, questa è una donna cazzutissima, amici. Possiamo farcela. Ma che è cambiata la mappa? Cambia anche la mappa, figherrimo! Figherrimo! Via tu, inutile coso. Ok. Potremmo sferrare dei devastanti colpi critici. Quindi abbiamo meno energia di nostro padre, ma se prendiamo bene il nemico possiamo distruggerlo con un solo colpo. Vedi come l'ho evitato. Sono passati 6 minuti. Sto già diventando un professionista, raga. Un fottuto professionista. Un occhio che mi... Vedi, critico? Critical. L'ho beccato. Vai. Questo è un gigante. È un gigante, non mi farai del male. Vai. Ok, la nostra magia che è? Quale? Come si usa? Ah, ok, con B. Ok, critico. Con un solo colpo lo abbiamo. Ma salve di domani. Bello. Bello, bello. Ok, adesso zoppa. Vai. Andiamo così e vai su. Oh, vai. Vai. Fermo. Aia, bastardo. Vieni! La mia furia si scatenerà su di te. Ah, ok, c'ho 38 di energia. Ma possibile che con due colpi sia già morto? Mannaggia voi. Aia, sto morendo. Stai morendo in maniera ignobile, mandra. Ok, vai. Sì. 7 HP ricovered, ok. Oh, cazzo. No. Me ne vado dall'altra parte, sicuramente sarà più semplice. Bene. Vai. Ok, vai. E calla, ma... Ci sono pure saltato per prendere quella cosa di ghiaccio. No. Porca miseriaccia. Lady Antoinette è stata distrutta da un Frosten. Ok. Vabbè, però siamo andati più avanti di nostro padre. Il successore è Sir Eric. Un eroe ha pure questo. Uguale a... Ah, muoia, madre, ma che cazzo era lei questa? A 270, health up, improve your cardio workout. Sì, se siamo andati a allenare. Ok, io direi due cuoricini, tanto siamo quasi alla fine di questo gameplay. Perché me lo dà così strano questo colore? Vabbè, non so, mi ha cambiato... Ok, confermo. 100 gold ci ha fregato, sto cornuto. No, ma perché me la dà questi colori strani? Perché? È ritornato lo stesso colore dell'intro. Ma che cambia? Aia, cazzarola! Ma voi siete matti? Matti? No. Andiamo via subito. Vai, concentrati, matra, ce la puoi fare. Sei più forte di tua moglie, di tuo figlio. Aia, cazzarola! Ah no, ragazzi, qui è veramente un gioco che non perdona, Questa è difficoltà... È difficoltà vecchio stampo, assolutamente. Tanti anni fa i giochi erano tutti difficili, Blueprint found. Ah, ok, perfetto. Questa la possiamo dare al blacksmith. La domanda è, dobbiamo tornare indietro per darglielo o lo terremo anche se crepiamo? Mazza, come ho rischiato. Andiamo sti soldonzi. Ok, vai. Mi piace quando si spacca tutto. Vai! Che abilità di merda che c'ho! Ah dai, su! Oh, vattene che c'ho 15 MP, Cioè, HP! Dai, su, ma sei un secone, sei!
Dai. Ci succede lì di Teresa. Qua a barba. Mage. Tratto gigantismo. Cioè? 150 gold. Io non so nemmeno cosa sto sbloccando. Ok. Ammazza, siamo grossi. Cioè, siamo una donna con la barba. E siamo dei giganti, tra l'altro. Vabbè. Vediamo la sua skill al volo. Che è una lama. Fu, 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 fu. Bello, 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 sì. Ok, amici miei, la Mandrake Mindy è anche questo, quindi stanno per scadere i 10 minuti. Sarò terribile in questa rubrica, ragazzi. Mi dispiace, ma i 10 minuti sono scaduti, quindi il vostro Mandra. No, no, non morirà mentre sta chiudendo il video. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto il video, questo video nella sua totalità, un bel pollicino su, commentate, condividete la nostra nuova rubrica, la Mandrake Mindy. Io vi lascerò su questo video in annotazione e in descrizione i due video per votare o Rogue Legacy o The Binding of Isaac. Se vi piacciono entrambi, mettete mi piace e commentate a tutti e due i video. Se ve ne piace uno, commentate e mettete mi piace soltanto a un video. Spero che questa nostra rubrica nuovissima vi piaccia. Il vostro Mandra vi saluta e vi ringrazia. Rimanda al prossimo video. Ciao!